Quello che è grave è che in realtà in questi anni diminuirà la spesa del Fondo Sanitario Nazionale in termini assoluti, cioè è più efficace parlare, secondo me, di quant'è il finanziamento e quanto diventerà. Passeremo da 131 miliardi a 128 miliardi, quindi diminuisce di 3 miliardi, quei 3 miliardi che faticosamente avevamo conquistato, anzi, sì, avevamo conquistato, insomma, erano stati finanziati per far fronte all'emergenza della pandemia. Ora la pandemia l'hanno, sembra, cancellata per decreto, in realtà è ancora molto problematica, molto pericolosa, anche perché non sappiamo cosa accadrà in autunno, quindi di fatto l'emergenza non è ancora passata, probabilmente dovremo conviverci ancora per qualche anno e ci permettiamo di programmare una riduzione del Fondo Sanitario Nazionale. Queste però sono, diciamo, le risorse che erano destinate ad affrontare questa emergenza. Quello che è problematico è che nessuno ha mai pensato realmente, profondamente, anche durante la pandemia, di finanziare in modo strutturale il Servizio Sociosanitario Nazionale, che tutti abbiamo scoperto essere fondamentale per garantire la salute dei cittadini come bene primario di una società, anche, mi permette di dire, come valore economico, perché la salute non è un valore commerciale, ma è un valore economico nella misura in cui è ciò che ci consente di garantire la spina dorsale dei cittadini e quindi del paese.